L'innovazione e la diversità sono due facce della stessa medaglia. Quando vuoi innovare devi sfidare lo status quo, per sfidare lo status quo devi scontentare qualcuno. Innovare significa sempre prendersi un rischio. Questo sono io, Enech Farm, a parlare di diversità. In questo video mi vedrete alle prese con un nuovo ruolo, il ruolo di mentore. Infatti per quest'anno sono mentor di questi 5 ragazzi. Se volete sapere cosa significa, continuate a guardare il video. Ciao ragazzi, sono Enech Farm, un campus gigantesco qua nei pressi di Treviso. È veramente enorme e sono qua perché sono diventato vecchio ufficialmente e mi hanno chiamato come mentor per un gruppo di 5 ragazzi, per un progetto che si chiama Audi We Generation. Sono già stato con i ragazzi con la scorsa volta, quindi già li conosco, ma non ho vloggato. E in questi 2 giorni, tra l'altro, si svolge un evento che si chiama Future Short, pieno di speech interessanti, gente che parla sul futuro della tecnologia, criptovalute, cose. Ora non so quanti speech riuscirò ad ascoltare, ma sarà pieno di gente interessante. Sono arrivato qua da 5 minuti e già sono bombardato di informazioni. Ora entro in uno dei ristoranti che sono nel campus, si chiama La Serra, è super bella ed è dove pranzeremo oggi. Il progetto Audi We Generation è in collaborazione ovviamente tra Audi, che conoscete, e H-Farm, che forse non conoscete, è un campus veramente figo, è il più grande polo di innovazione in Europa e ve ne parlerò meglio in un video dedicato. Comunque, in questo progetto ogni anno vengono scelti 5 ragazzi universitari per fare un viaggio nella cultura dell'innovazione. Ogni anno ha un tema, quest'anno è la diversità, e ogni anno c'è un mentor. Questa volta sono io, ma per citarne due, prima di me c'era Klaus e ancora prima Sofia Viscardi. I ragazzi partecipano a workshop, ad eventi e hanno modo di incontrare gente veramente interessante. Persone di successo e che lavorano in campi all'avanguardia. Da questa esperienza nascono degli episodi che potete trovare sull'account Instagram di Audi Generation e anche sul loro sito. Stanno ordinando il pranzo in questo momento. Ditemi a voi i vostri nomi. Anna. Luca. Rosanna. Cosa fate? Studio giurisprudenza e economia. In contemporanea? Sì. Io studio medicina in inglese. Io mi sono laureata in comunicazione media. E ora che fai? Devo iniziare a lavorare in una startup a Milano. Ci sono altri 2 ragazzi che mancano. Filippo e Giovanni. Sono sempre stato abituato ad essere il più piccolo del gruppo in realtà. Ok? E quindi adesso essere chiamato come mentor non mi piace molto. Perché sento che sto perdendo lo smalto, sto invecchiando. Io sono 97, per me 97 sei ancora un piccoletto, capito? Voi invece sono un po' boomer, 97, non lo so. Di che anno siete? 2002. 99. 98. Ah, ok, no, io perfetto. Un po' boomer, 97. Tu sei 2002, sono il più vecchio. Ora si mangia. Ho preso il pesce e la scamorza. Allora, qua in farm ho un sacco di sostenitori. Guardate qua che ho trovato. Luca. Luca ha il mio berretto. Bellissimo. Pazzesca questa cosa. Eccoti. Come va? Bene, va. Tutto bene. È arrivato anche il quinto. Giovanni, direttamente da Pordenone. E studio qui in campus Digital Management. Allora, a quanto pare a questo evento parla un sacco di gente interessante. Su progetti, per esempio Mondo Crypto, Algorand, che è uno dei progetti crypto più grandi al mondo, FTX, un exchange gigantesco, tantissime aziende, un sacco di gente interessante. E questi ragazzi qua dietro hanno l'occasione di intervistarli personalmente, non solamente ascoltare gli speech. Quindi sono qua che organizzano. Tutta l'esperienza di Holoride, sentitevi liberi di farvi video. Ragazzi, quindi che fate oggi? Gireremo un po' di snack interview e intervisteremo qualche speaker. E invece domani saremo sul palco e assieme a te. C'è qualche persona che vi interessa? Cioè, che dite cacchio, ci voglio parlare? Io sono molto curioso di sentire e di intervistare i ragazzi di Caffè Design, perché mi piacciono molto. Le ragazze di Factanza sarebbe molto interessante. Detto ciò, adesso forse riesco a intercettare il boss di tutta questa struttura, che è Riccardo Donadon, creatore e fondatore di H-Farm. Probabilmente farò un video dedicato a H-Farm, perché in realtà è immensa. Però magari qualche spoiler ve lo faccio adesso. Siamo qua per l'evento Future Shots. Io sono il mentor di questi ragazzi di Audi We Generation. Mi chiedevo cosa ne pensassi di questo progetto, come mai l'avete creato. È un progetto bellissimo. Uno, perché è un bello hotspot da parte di una grande casa come Audi sui giovani, sull'innovazione, su quelle che possono essere prospettive per loro. Quindi è una cosa che ci è piaciuta tantissimo da subito. Ci siamo trovati subito benissimo con Audi. Il fatto che loro spingano verso i giovani, verso l'innovazione, per me è molto importante, perché tutto questo progetto, dopo ce lo diremo, nasce proprio con l'obiettivo di fare crescere la consapevolezza verso l'innovazione, verso il digitale. Per cui avere il supporto di una casa come Audi, che cerca di aiutare a raccontare bene la nuova generazione e proiettare la nuova generazione nelle nuove sfide dell'innovazione, è bellissimo. Loro sono splendidi su questa cosa qui, molto molto onesti intellettualmente nell'approccio che hanno, quindi ci sono trovati veramente bene. Avete visto solo una clip che ho fatto al buon Donadon, ma in realtà gli ho fatto un altro po' di domande che spero vedrete in un prossimo video. Dopodiché ne sarà a diluviare. Ho fatto una piccola capata alla radio degli studenti e poi ho fatto anche una visita a Shadow, che è l'agenzia che si trova nella vecchia sede di H-Farm, la primissima sede di H-Farm nel primo casolare. E ora sto andando a cena alle Cementine, che è questo ristorante super chic, non lo so se è super chic, dentro H-Farm, dove ci saranno anche tutti quanti gli altri speaker interessanti che parleranno domani. Grazie. Grazie.
Cena alle Cementine, veramente strabuona. Tra l'altro lo chef è uno chef stellato, veramente eccezionale. C'erano gli speaker di questi giorni, quindi ho avuto modo di conoscere il fondatore di Webbo, che in realtà è veramente particolare, perché mi chiedevo chi ci fosse dietro. C'erano le ragazze di Factanza, che conosco da un po' di giornalisti di Open, insomma un sacco di gente interessante. Domani le rincontro, insomma, per gli speech e tutto. Ora sono in Tavern Hotel, devo dire, abbastanza grande. Sto morendo di sonno, quindi ci vediamo domani. Buongiorno amici, qua siamo al secondo giorno dei Future Shots. Ci sono ragazzi qua dietro. Come al solito non so bene cosa andremo a fare, ma lo faremo. Qual è il programma di oggi? 11:20 siamo sul palco. E poi? Registrazione della puntata. A quel punto siamo passati per una palestra di eSports, dove ho giocato ad un gigantesco Super Mario e ad un gigantesco Sonic. E dopodiché ho messo il visore e ho giocato a un gioco sviluppato da Big Rock, un'azienda che si occupa di 3D e di sviluppo, che si trova ovviamente in H-Farm. Sforzo con queste braccine. Hai ragione, è che sbaglio di meno quando passo in movimento. Dopodiché ci siamo diretti in library ad ascoltare lo speech di Factanza e poi siamo saliti sul palco per la nostra intervista. Sono partito subito con la mia perla sulla diversità, nonché il tema di quest'anno di Audi We Generation. L'innovazione e la diversità sono due facce della stessa medaglia. Quando vuoi innovare devi sfidare lo status quo, per sfidare lo status quo devi scontentare qualcuno. Innovare significa sempre prendersi un rischio. Per cui in tutte le sue forme l'innovazione non può avvenire senza diversità, perché non può avvenire senza uno scontro con quello che c'era prima. Noi ci siamo conosciuti proprio qui. Dobbiamo parlare assieme di futuro di innovazione e soprattutto di diversity. Deve pensare alla diversità in maniera diversa, non solo in sessualità, non c'è colore della pelle. Bisogna iniziare a pensare alla diversità come quotidianità. Ad esempio, la chiamata oggi di robot ha bisogno di mantenere il linguaggio reale che si parla a Roma, senza far sì che i personaggi parlassero l'italiano corretto. Ciò che mi ha colpito è questa rappresentazione e il fatto che lui abbia detto che sia importante rappresentare questo tipo di diversità, ma che non è neanche diversità come la intendiamo noi, ma è la realtà concreta. Poi ovviamente domanda scomoda, cioè come in Flatmates in quanto imprenditore affronto il tema della diversità. Siamo partiti in due, io e il mio socio, due maschi etero cisgender. La prima persona che abbiamo assunto era la persona di cui io più mi fidavo, un mio collaboratore che avevo personalmente. La seconda persona che abbiamo assunto era un altro ragazzo molto simile a me, molto simile al mio socio. Abbiamo fatto la prima gita aziendale in quattro, eravamo non solo quattro maschi, ma eravamo anche identici. Replicanti. Esatto. La situazione è stata, vediamo come va, se iniziamo ad essere 12 maschi forse dobbiamo farci qualche domanda. Esatto. E invece non è successo, adesso siamo più femmine che maschi. Dopo il nostro speech, pranzo con i ragazzi. Vorrei che mi diceste le vostre vite. Allora, io attualmente studio medicina in inglese a Bologna. In questo momento mi trovo in Erasmus in Belgio a Ghent. Nel mio futuro non ho una grande idea di cosa voglio fare, perché sono aperte tante porte negli ultimi anni, per cui un pochino l'interesse verso l'ortopedia, quindi magari fare il classico cammino da studente di medicina. Nutro un interesse forte per questo tipo di cose, per cui mi piacerebbe un giorno spaziare, lavorare nel mondo della robotica, delle robe nuove o divulgazione scientifica, è un'altra cosa che mi ha suonato molto il campanello ultimamente. Il ragazzo è modesto, perché oltre ad essere appassionato di divulgazione in realtà la fa anche, perché ha un account di TikTok dove parla della sua esperienza da studente. E anche gli altri ragazzi si danno da fare. Filippo per esempio ha vinto il Red Bull Basement con la sua startup lo scorso anno. Lo scorso anno abbiamo avuto la fortuna di vincere il Red Bull Basement, che ci ha dato un boost enorme, assieme anche appunto a H-Farm. E che fa? E-Trash è un cestino smart che fa la raccolta differenziata automaticamente. Io mi occupo più della parte amministrativa e organizzativa. Anna neanche scherza, perché come abbiamo detto ha deciso di prendere due lauree in contemporanea. Sto facendo sia la laurea in giurisprudenza che in economia all'Università Cattolica Piacenza. Mi piacerebbe lavorare in ambito europeo, se no in magistratura sarebbe comunque una strada che mi piacerebbe intraprendere. Giovanni anche studia e lavora in contemporanea. Sono uno studente che però lavora in Techstar, che è una startup di Udine. La startup in cui lavoro crea metaversi centralizzati per i brand che lo vogliono e che cercano di esplorare questo mondo nuovo. E Rosanna invece ha appena iniziato a lavorare. Ho studiato comunicazione media a Pavia, ho finito i miei studi, adesso inizierò a lavorare in una startup a Milano, una startup che si occupa di universitari. Ed è molto interessante, non vedo l'ora. Allora, una cosa figa che avete fatto in questo progetto di Audi We Generation, una sola: parlare sui palchi davanti alle persone, molto figo. Era la mia cosa. Conoscere e intervistare Mainetti. Gabriele Mainetti? Sì. Okay. Esperienza con Holoride, sicuramente. Per me conoscere tante persone diverse, tanti punti di vista diversi, e questo, far network. Conoscere Marcello Lascani e un sacco di altre figure. Dopo questo momento siamo andati a fare un'esperienza interessantissima con Holoride, una startup nata da Audi che rivoluzionerà il nostro modo di stare in macchina. Consiste infatti nel mettere in visore in macchina, perché le automobili guideranno in maniera autonoma in futuro, e poter fare svariate cose: intrattenimento, videochiamate, formazione. In questo esperimento mi hanno fatto provare la parte di intrattenimento, cioè mi hanno fatto giocare a un videogioco dove devo uccidere dei robottoni, e seguiva il percorso della macchina, cioè il visore capiva la macchina dove andava, quando girava, e quindi io non percepivo motion sickness né mal di macchina, cosa che di solito soffro, perché il mio videogioco mi faceva vedere comunque un'esperienza in movimento, seguendo esattamente la macchina. Esperienza fatta, non ho la nausea, stranamente.
chiaramente. Il movimento che vedevo era collegato alla perfezione con il movimento che sentiva il mio corpo. E la giornata è continuata seguendo i ragazzi, parlando con loro. Ho incontrato anche tutti quanti gli speaker, come i ragazzi di Caffè Design. Addirittura è arrivato a un certo punto anche Achille Lauro. I ragazzi hanno intervistato un sacco di persone. Comunque, questo progetto Audio Wave Generation è veramente un'esperienza pazzesca. Tra l'altro potete anche candidarvi per partecipare il prossimo anno e ve lo consiglio, quindi andate in descrizione che c'è il link, perché trovo che poter entrare a contatto così da vicino con persone di successo, con il mondo del lavoro e l'avanguardia è veramente oro. Io lo dico sempre che quando si studia bisogna sempre poter mettere le mani in pasta e questo è un progetto veramente perfetto. È stato veramente bello anche incontrare ragazzi che sono super stimolanti e fanno un sacco di cose. Vi ricordo che se volete approfondire e vedere le puntate le trovate sull'Instagram di Audio Generation e sul loro sito, e per il resto vi invito a scrivermi cosa ne pensate nei commenti e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!